uova sono ricche di proteine, esistono mille ricette per cucinarle e costano anche poco. Ogni anno in Italia ne consumiamo 12 miliardi, circa 200 a persona, ma senza qualche precauzione si corrono dei rischi. Abbiamo analizzato delle uova e è venuto fuori che c'è presenza di salmonella, ma non all'interno dell'uovo, bensì solo sul guscio. Dal guscio la salmonella può passare nell'uovo, quindi non bisogna fare questo giochetto per separare il tuorlo dall'albume. Fondamentale poi lavarsi le mani, soprattutto se si preparano cibi a base di uova crude, come tiramisù o maionese, e comunque prima di toccare altri alimenti che consumiamo non cotti, come l'insalata. In caso contrario, il batterio agirà indisturbato. La salmonella provoca una serie di reazioni, di malessere, di spossatezza, conati di vomito, diarrea, a volte accompagnata da febbre anche molto alta. Attenzione anche alla data di scadenza, che per un uovo non va oltre 28 giorni dalla deposizione. Se non la troviamo sul guscio, c'è un metodo alla portata di tutti per capire se è ancora fresco. Basta un bicchiere colmo d'acqua. Piano piano mettere l'uovo all'interno. E vediamo, ecco, se va sul fondo come questo, vuol dire che l'uovo è fresco. Dottoressa, le uova